Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana. Einaudi Editore. Irma Marchiani. Anti. Di anni 33, casalinga, nata a Firenze il 6 febbraio 1911. Nei primi mesi del 1944 è informatrice e staffetta di gruppi partigiani formatisi sull'Appennino modenese. Nella primavera dello stesso anno entra a far parte del battaglione Matteotti, Brigata Roveda, Divisione Modena. Partecipa ai combattimenti di Montefiorino. Catturata, mentre tenta di far ricoverare in ospedale un partigiano ferito, è seviziata, tradotta nel campo di concentramento di Corticelli, Bologna, condannata a morte, poi alla deportazione in Germania, riesce a fuggire. Rientra nella sua formazione di cui è nominata commissario, poi vicecomandante, infermiera, propagandista e combattente, è fra i protagonisti di numerose azioni nel modenese. L'11 novembre 1944, mentre con la formazione ridotta, senza munizioni, tenta di attraversare le linee, è catturata con la staffetta Balilla da pattuglia tedesca in perlustrazione e condotta a Rocca Corneta, poi a Pavullo nel Frignano. Processata il 26 novembre 1944 a Pavullo da ufficiali tedeschi del comando di Bologna, fucilata alle ore 17 dello stesso 26 novembre 1944 da plotone tedesco nei pressi delle carceri di Pavullo. Medaglia d'oro al valor militare. Sestola, da La casa del Tiglio, 10 agosto 1944. Carissimo Piero, mio adorato fratello, la decisione che oggi prendo, ma da tempo cullata, mi detta che io debba scriverti queste righe. Sono certa mi comprenderai, perché tu sai benissimo di che volontà io sono. Faccio, cioè seguo il mio pensiero, l'ideale, che pur un giorno nostro nonno ha sentito. Faccio già parte di una formazione e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile, spero di non deludere i miei superiori. Non ti meraviglia questa mia decisione, vero? Sono certa sarebbe pure la tua, se troppe cose non ti assillassero. Bene, basta uno della famiglia, e questa sono io. Quando un giorno ricevetti la risposta a una lettera di Palli che l'invitavo qui, fra l'altro mi rispose: «Che diritto ho io di sottrarmi al pericolo comune?» È vero, ma io non stavo qui per stare calma, ma perché questo paesino piace al mio spirito, al mio cuore. Ora però tutto è triste. Gli avvenimenti in corso coprono anche le cose più belle di un velo triste. Nel mio cuore si è fatta l'idea, purtroppo non da troppi sentita, che tutti, più o meno, è doveroso dare il suo contributo. Questo richiamo è così forte che lo sento tanto profondamente che dopo aver messo a posto tutte le cose, parto contenta. «Hai nello sguardo qualcosa che mi dice che saprai comandare», mi ha detto il comandante. «La tua mente dal massimo affidamento. Donne non mi sarei mai sognato di assumere, ma tu sì. Eppure mi aveva veduto solo due volte. Saprò fare il mio dovere. Se Dio mi lascerà il dono della vita, sarò felice. Se diversamente, non piangere. E non piangete per me. Ti chiedo una cosa sola. Non pensarmi come una sorellina cattiva. Sono una creatura d'azione. Il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli. Tu sai benissimo, caro fratello, certo, sotto la mia espressione calma, quieta, forse, si cela un'anima desiderosa di raggiungere qualcosa. L'immobilità non è fatta per me. Se i lunghi anni trascorsi mi immobilizzarono il fisico, ma la volontà
non si è mai assopita. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi. Pensami, caro Piero, e benedicimi. Ora vi so tutti in pericolo, e del resto è un po' dappertutto. Dunque, ti saluto e ti bacio tanto, tanto, e ti abbraccio forte. Tua sorella, Paggetto. Ringrazia e saluta Gina. Prigione di Pavullo, 26 novembre 1944. Mia adorata Palli. Sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, ti dico a te, saluta e bacia tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria, per la quale ho combattuto. Ora sono qui. Fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e baci dal tuo e vostro Paggetto. Vorrei essere seppellita a Sestola.